Cinque film completamente differenti l'uno dall'altro, cinque ambientazioni diverse, cinque storie da vivere. Ci si è imbattuti nella dura realtà della vita a Taranto, passando per un film senza sceneggiatura ma soltanto con la voglia e la volontà di vivere un viaggio in Norvegia sotto l'occhio di una Reflex. Ci siamo immersi in uno dei grandi successi della Disney, per poi terminare con due bellissimi film dei nostri registi bitontini. Sono state queste le strutture portanti di questa quarta edizione di Arena Rogadeo, che ha chiuso i battenti giovedì 18 luglio con la presenza di Vito Palmieri, che ha presentato il suo corto Il Mondiale in Piazza, premiato più volte durante il corso dell'anno, e See You in Texas, il suo primo lavoro come lungometraggio. Pensavi che un corto girato qui a Bitonto potesse arrivare a così tanta gente? Ma guarda, in realtà non pensavo potesse non solo arrivare nei festival all'estero, ma vincerli, perché poi insomma, già superare una selezione è un traguardo, però poi vincerlo è veramente qualcosa di emozionante. E quindi proprio a Tokyo, dove abbiamo vinto l'ultimo festival all'estero, mi ha meravigliato questa giuria, tra cui il sindaco di Shibuya, che è uno dei quartieri più importanti di Tokyo, che mi diceva che secondo lui la storia del Mondiale in Piazza, i personaggi del Mondiale in Piazza, in qualche modo gli ricordano il suo quartiere, la sua città, Tokyo. E quindi ho detto, boh, quanto può essere universale comunque un messaggio di quel tipo lì, girato comunque in una piazza qui a Bitonto, e arrivare addirittura appunto dall'altra parte del mondo e sentirlo anche loro come una storia loro, una storia che può essere girata e anche raccontata lì. Ciò significa che l'integrazione in qualche modo raccontata attraverso la commedia, raccontata nel sud, raccontata in una piazza o meno, comunque è un messaggio importante da raccontare e è motivo per cui è arrivato anche dall'altra parte del mondo, ecco. Che cosa significa ritornare ogni tanto a casa? Beh, significa tanto, tantissimo, in questo caso addirittura proiettare il mio ultimo corto e il mio primo film, insomma, perché See You in Texas è un lungometraggio a tutti gli effetti e quindi è emozionante. Fellini diceva che i film cambiano anche in base all'umore, ma anche in base ai luoghi in cui vengono proiettati. Sicuramente cambierà la mia visione stasera perché il Mondiale in Piazza è girato qui a poche centinaia di metri da questo schermo e sicuramente la mia visione su questo film e di questo film stasera cambierà rispetto alle altre volte. See You in Texas è un film di un amore giovane ma maturo, un film di una coppia di giovani allevatori trentini che seguono un sogno. È una commistione tra il documentario e la finzione, è un film in cui si racconta molto la natura, perché appunto ho deciso di dedicare la prima parte del film al ritmo della natura, ai silenzi, ai suoi tempi, per poi dedicare la seconda parte del film a quello che è il film, cioè la finzione, questa storia romantica tra Silvia e Andrea. Abbiamo intervistato sia il regista Bitontino, ma anche il presidente di Just Imagine, Viviana Minervini, che con Domenico Saracino ci hanno fornito il resoconto di questa edizione di successo, di pubblico e di critica. È stata un'edizione abbastanza ricca, siamo stati nelle frazioni a Palombo e Mariotto, siamo stati al Fab Lab, nella zona artigianale della città, spostandoci e decentrandoci proprio per dare a tutti la possibilità di fruire della cultura cinematografica, anche perché abbiamo portato dei film anche abbastanza a volte difficili da vedere e fruire per il grande pubblico. Però è stato un esperimento ben riuscito perché il pubblico ci ha dato buone risposte. Io non posso che essere estremamente grata a tutti i soci dell'associazione, a Domenico Saracino, Carmelo Bacco, Pier Francesco Uva, Carmen Albergo e Giovanna Del Vino, che come sempre riescono a portare a termine le nostre rassegne sempre con grande entusiasmo. E ringrazio anche Radio Doppio Zero, che è stata la nostra media partner dell'evento, anche con loro, insomma, anche con voi. Speriamo di avere una lunga e proficua collaborazione.